dice Giustino Parisse: quando era bella Onna quella notte, prima dello scossone orrendo, la luna rischiarava i vicoli, via dei calzolai, via Oppieti, via dei Martiri, via Ludovici, via della Ruetta, via delle Siepi, dentro mille anni di storie e milioni di storie, uomini e donne che quel piccolo paese in fondo alla valle della Terna avevano costruito ed amato. In quella orrenda notte abbiamo perso tutto, le vite umane, le case e il nostro paese. Non sentirò più gli odori, da bambino a ogni passo c'era una stalla, sotto gli animali, sopra gli uomini, nei giorni di festa i profumi del pomodoro fresco per fare il sugo rallegrava il palato ancora prima di consumare il pasto. Penso che sono esperienze che noi facciamo e viviamo tutti i giorni. Da bambino io ricordo, almeno ho l'età per ricordare, e a ogni passo, a ogni angolo c'era un profumo, un odore di stalla e comunque un odore di latte fresco e comunque di gioia e di vitalità che era la nostra vita. E poi le voci, la colonna sonora di un paese di gente semplice. Quella notte, dopo lo scossone orrendo, le voci non c'erano più. La luna rischiarava il silenzio, il dolore tanto forte da spezzare le corde vocali. Quella notte era una bella notte. Nella mia casa c'erano due angeli, erano nel loro lettino, riposavano. Attendevo già il rumorio di un mattino normale, quando si alzavano per contendersi il bagno, la mamma che li chiamava: sbrigatevi, è tardi, la scuola vi attende. L'ultima carezza, l'ultima rassicurazione, l'orrendo scossone, la corsa verso quelle camerette, il grido spezzato: papà, papà, Domenico, arrivo, arrivo, resisti, resisti, polvere, sassi, disperazione. Dall'altra parte della casa il grido della mamma: Maria Paola è qui, lo sento, un barlume, arrivo ad aiutarti. No, è solo speranza. L'orrendo scossone non perdona. Nella notte, sul tetto che non è più un tetto, l'abbraccio di un padre e una madre, quella casa che diventa una tomba, la tomba dei sogni, la tomba dei due figli per i quali hai lottato e poi quella notte scopri che li hai solo portati del baratro. È la tua storia che finisce, è la tua casa che sparisce, il tuo paese che non c'è più, poi le luci del giorno beffarde. C'è il sole, sullo sfondo brilla in gran sasso, gli uccelli cantano la primavera, tu sei lì a guardare il vuoto, arrivano gli amici, i soccorsi e inizia il rosario della morte. Gabriella, Luana, Bernardino, Susanna, Fabio e poi ancora, ancora, ancora fino a 38. Era quella la mia gente e quella la mia gente anche nella morte. Ovviamente l'articolo, la lettera continua con altre considerazioni che non sto qui a leggere, ma è ancora molto toccante, soprattutto quando vede la chiesa cadere giù, la chiesa nella quale ha celebrato il suo matrimonio, quello dei suoi cari, e anche la Madonna, dice, anch'essa terremotata è stata portata altrove. Quindi come vedete una grande partecipazione a questi valori come da parte nostra. Alla mia gente, voglio finire con queste parole, alla mia gente dico: andate avanti, io non so se ce la farò, non so nemmeno come sono riuscito a scrivere questi pochi pensieri, questo veramente è qualcosa di molto difficile. Grazie alla mia seconda famiglia, gli amici e colleghi del centro, grazie a tutti quelli che mi hanno aiutato a confortare in questi giorni, quando era bella Onna quella notte prima dello scossone orrendo. Questa è la lettera di Giuseppe Parrise e voglio terminare solamente con ancora due parole. C'è una famosa poesia attribuita a Pablo Neruda, ma forse non di Pablo Neruda, si chiama Lentamente muore. È una poesia bellissima che tengo qua il testo, ma non voglio leggerle perché non sono un fine dicitore, però invito a tutti quanti a leggerla e a condividerne quelle parti che intendono condividere. Io da parte mia dico solamente questo: lentamente muore chi non sa
fare un gesto di solidarietà, e chi non sa rinunciare a qualcosa anche di bello che lo gratifica per essere vicino a chi ne ha bisogno. Grazie a tutti. Grazie a Luca Antropoli. Io colgo l'occasione, se resti un attimo, ricollegandomi alle tue parole, volevo dire che è alla poesia attribuita a Pablo Neruda, lentamente muore. Per noi che abbiamo organizzato questo evento, chi non sente la responsabilità giorno dopo giorno come persona, come professionista, perché se si è consumato questo tragico evento, è stato sì un evento naturale, ma ci sta una corresponsabilità umana dietro quello che è successo. Quindi è un momento per fare beneficenza, ma è un momento per riflettere, perché ognuno di noi che fa parte di questa società, in quanto professionista, in quanto da tutti, dal medico al panettiere, abbiamo una responsabilità verso il cliente, perché non è soltanto un cliente, è anche una persona. Quindi da domani una leggera riflessione, una riflessione di coscienza e di professione, che non sia soltanto un momento vano che passi così, altrimenti moriremo lentamente. Grazie a tutti e proseguiamo, grazie Luca Antropoli e all'Associazione Anglena. Bene, a questo punto mi dicono una cosa che non ho sentito. C'è anche? Ah, ok, siamo pronti con il prossimo cantante. Se qui